Questo è un altro video per spiegarvi un altro cocktail che io amo molto, lo Sloe Gin Fizz, fatto con lo Sloe, un gin con infusione a Brugnolo e invecchiato in botti di rovere. Questo è un gin molto dolce. Adesso vi farò vedere come si fa lo Sloe Gin Fizz. Questa volta non sfreddiamo il ghiaccio con macchinario, ma prima cosa questo. Sfreddiamo lo shaker. Io non uso mai il cocktail col ghiaccio già all'interno, perché magari potrei avere qualche intoppo e inizia a sciogliersi comunque il ghiaccio, quindi sfreddiamo il bicchiere e rimane così. Lo Sloe Gin comunque ha un sapore abbastanza forte, quindi ne mettiamo poco perché avendo anche solo 29 gradi non c'è potenza alcolica. E lo sostituiamo con un gin tipo il Tanqueray. Gin molto secco, un po' di più. Succo di limone, leggermente di meno al gin fizz che facciamo solitamente. Zucchero liquido, un gradino in meno, mezzo centilitro in meno del succo di limone, perché è già dolce di suo. E lo facciamo senza schiumetta, quindi ghiaccio, filtro, tappo, si shakerà. Togliamo l'acqua che non ci piace. Questa tecnica si chiama double strain, praticamente doppia filtrazione. Si usa soprattutto quando si fanno i cocktail, soprattutto con marmellate, eccetera, ma anche quando vai a shakerare. Una bella girata, leggera, se non si sgasa. Sempre fettina di limone che non deve mai mancare in un gin fizz, e poi se volete anche una cannuccia, ma chi non è la cannuccia vuol dire che lo ciuccia, quindi. Ecco qua, lo Sloe Gin Fizz. All'Olamundo, sempre e sempre all'Olamundo. Cin cin.